Prima di iniziare a rispondere alle varie domande dei followers, credo sia doveroso, insomma, ricordare una persona che oggi è scomparsa. Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscerlo. Tu ci hai lavorato insieme e so che il rapporto andava anche oltre, perché avevate anche un forte rapporto di amicizia. Vuoi fare, vuoi dare un ricordo tu, insomma, di Luca? Sì, no, Luca Manprin era il fisioterapista della nazionale del Sette Bello. Lavorava con noi dal 2012, so che ha lavorato anche con la giovanile prima e quindi diciamo che fa parte della famiglia da un bel po' di anni. Ci sono stati tanti momenti di gioia, di sofferenza, di amarezza, di tante cose, quindi cioè, non era solo un collaboratore, però una persona che era dentro con noi e ha vissuto con noi tutte le nostre cose. Campione del mondo anche lui, quindi Certo. purtroppo ha avuto un brutto malessere che purtroppo l'ha portato via. Molto, molto prematuro, aveva festeggiato i suoi 40 anni lo scorso 6 dicembre, quindi una persona molto giovane, molto in gamba, che si è dedicato al 100% al nostro sport e alla sua squadra. Quindi giusto ricordare di lui, un grande uomo, un gran pallanuotista, posso dire, perché pur essendo che non giocava, era uno di noi. Partirei con la domanda fatta da una persona che conosci molto bene, che ti chiede: è vero che vai matto per il pesto? Chi è che ha scritto questa domanda? Presciutti. Quale? Nicolas o Cristian? Nick. Vabbè, ma lui anche va matto per il pesto ora che gioca con la Recco. No, poi tu che sei tutto attento, allenamento, il pesto lo possiamo mangiare. Sì. Va Penso bene. che avendo un buon equilibrio si può mangiare tutto. Andiamo un po' più sul tecnico. Raccontaci gli esercizi di gambe di Milanovic e la sua impostazione difensiva. Ragazzi, qui prendete il quaderno perché Allora, un esercizio in particolare che penso che tutti possano ricordare di Milanovic, lui lo chiamava Monument, che sarebbe praticamente in qualsiasi momento anche dell'allenamento, lui gridava Monument e tu dovevi alzarti con le braccia in su, dritte, fuori dall'acqua e star lì. riassumiamo, qua chiedono da quanti anni pratichi pallanuoto, nelle domande quando hai iniziato, come hai iniziato, dove hai iniziato, prego. Vai. Allora, io non so se tutti lo sanno, io sono cresciuto in Australia, nato in Brasile e cresciuto in Australia, quindi ho avuto la possibilità di praticare e provare tanti sport diversi. Diciamo che con la pallanuoto l'ho scoperto a 13 anni a scuola e per 2 stagioni l'ho fatto solo per quelle 4-5 settimane all'anno. Al che un anno ho deciso di provare a giocare in un club nella mia città in Australia e da lì ha cominciato il percorso fino ad oggi. Quindi direi che ho iniziato seriamente a giocare a pallanuoto in un club a 15 anni. Ma prima avevi fatto altri sport? Sì. Di Ma anche tutto. durante. Vabbè, io nasco come nuotatore perché mio papà era nuotatore, però in Australia comunque ho praticato il calcio, cricket, pallacanestro, pallavolo, ho fatto atletica, quindi facevo salto in alto, lancio del disco, lancio del giavellotto, ho provato un po' tutto. Ho giocato anche al football australiano, che è uno sport veramente tosto fisicamente. Poi non mi ricordo Di tutto. altro, ma comunque ho Beh, provato. ne hai detto un sacco, quindi possiamo No, anche non ho mai. fermarci, così noi comuni mortali non ci sentiamo a disagio, insomma. No. Ah, ho provato anche un po' a tennis quando ero piccolo, però non mi ha fatto proprio impazzire, però era giusto provarlo. Hai Non ho mai dimenticato il provato. padel, Pietro, adesso. L'iPad l'ho scoperto a 35 anni. Quindi sì, no, ma io sono uno che piace fare l'attività fisica anche
prima di avere una famiglia comunque ho avuto un po' più di tempo libero, quindi magari quando c'era il momento sono andato a provare a sciare, a fare snowboard, ho provato anche a fare la pesca subacquea, quindi forse Una la mia domanda la cultura. faccio io, visto che stiamo parlando di questo argomento. Secondo te quanto è importante che uno abbia la possibilità di sperimentare diverse tipologie di sport? Cosa che forse manca un pochettino qui in Italia, non è molto nella nostra cultura perché ti specializzi tanto prima. Poi, vabbè, capita sempre, no, di cambiare idea. Però magari, sai, sono un Sì. ragazzino, gioco a calcio perché i miei amici giocano a calcio, ma non lo so, ho delle doti nell'atletica leggera, ecco. Sì, no, assolutamente. Io poi faccio confronto con l'Australia, che anche alle scuole elementari esiste il sistema di educazione fisica che dà l'opportunità agli alunni di provare gli sport diversi. In ogni stagione, diciamo, c'è uno sport dedicato a salute e benessere. Io vedo con il mio figlio che frequenta scuola elementare che non c'è lo stesso sistema. Ora, loro hanno un po' di sfogo nel cortile o una palestra, ma è semplicemente andate a giocare liberi così. Non c'è anche un educare una persona che esistono questi sport, situazioni che portano solo vantaggi, nel senso che io ora ho tantissimo da ringraziare la pallanuoto perché ti insegna tantissimi valori nella vita, lo spirito di sacrificio, la sofferenza per ottenere qualche cosa e anche le gioie grazie alle sofferenze. Quindi sono secondo me lezioni importanti per una persona, soprattutto da giovane che sta facendo un percorso di crescita. In Australia io vedo che ci sono campi da basket, i campi da cricket ovunque, è già completamente diverso, oltre ai campi da calcio e rugby e tutto, quindi è completamente diverso. Ora, sappiamo benissimo che il territorio è quello che è in Italia, non è che ci sia così tanto spazio, però è un peccato comunque non dare così tanto la possibilità ai giovani di poter diversificare negli sport, perché appunto io, per esempio, avendo praticato tanti sport, sicuramente ho acquisito anche una conoscenza del mio fisico e delle mie dote fisiche e Chiaro. mentali grazie al fatto di aver praticato tanti altri sport. Se tu fossi l'allenatore, chi sono i tuoi sette che metteresti in vasca? Qua ti voglio, qua non puoi girare troppo intorno. Quali devi dire? Inizio dal portiere. E dico Stefano Tempesti. Come difensore direi il grande Lekha Ivovic perché non è umano, è qualcosa di creato in Extraterrestre. laboratorio, è pazzesco, sia in difesa che in attacco. Metterei come mancino Maro Jokovic, probabilmente metterei tra uno e due Maro Jokovic e Tibor Benedek, che è stato anche un grandissimo giocatore della Prolecco, un mio grande amico, che purtroppo anche lui Ci ha l'anno lasciato. scorso ci ha lasciato. Poi metterei anche Sandro Sukno, un altro grandissimo atleta, ragazzo bravissimo. Metterei anche forse Felipe Perrone E dai, Felipe, da non quella possiamo parte. metterlo, eh? È uno dei miei prefi in assoluto. Poi al centro. Questo è molto difficile perché ho avuto il piacere di giocare con forse i 100 più forti della storia. Il 100 più forte fisicamente forse Ivan Perez, che era anche un personaggio molto simpatico. Però forse andrei o su Matteo Aicardi o su Dusko Pietlovic, per come Direi. piace il mio stile di gioco, ecco. Lì lascio un po' la scelta aperta, in base a come si Va bene, allenano va durante la settimana. bene. Ecco, se lo meritano. Va Mi hanno bene. detto che tu fai un sacco di scherzi, Pietro, ma anche degli scherzi molto cattivi. Infatti, No, molto cattivi no, assolutamente. io ho detto, guarda,
sai che ho fatto qualche intervista lì di persona, adesso ne facciamo qualcuna anche così in videochiamata, io ho detto, io Pietro lo faccio in videochiamata, così di scherzi non me ne può fare. Che scherzi fai? No, no, allora, siccome anche passiamo molto tempo insieme, alle volte anche siamo chiusi nei posti dove appunto passiamo del tempo solo insieme tra noi maschi così e basta. Alle volte, secondo me, ridere e scherzare un po' sopra ci sta, aiuta un po' a sdrammatizzare, passare un po' il tempo insieme. Non lo so, però so che magari qualche volta mi ricordo anche eravamo in Russia e vabbè, c'era la neve alta fin qua e ci mettiamo lì a fare qualche scherzetto. Mi ricordo che una volta Nicolas Presciutti e qualche altro suo collega giovane sono messi a due o tre a farmi qualche scherzetto con la neve, che ho fatto un giro del palazzo con una pala gigante di neve e sono riuscito a ricoprirlo di neve. Perché, visto che avevamo parlato di Luca prima, io e Luca eravamo estremamente, estremamente complice in questa cosa e ho mandato un video oggi alla sua compagna di uno scherzo che abbiamo fatto anche al team manager e al preparatore. E gli ho detto che era una cosa che io mi ricorderò per sempre, questa complicità con lui di fare gli scherzetti. Una volta con Marco De Lungo mi sono nascosto dentro l'armadio che era specchiato e Luca diceva vai davanti lì che guardiamo se è dritto il tuo bacino e mi sono spuntato fuori per spaventarlo. Allora comunque è una cosa che ci fa ridere e niente, quindi mi ricorderò, avrò questi bei ricordi di Luca nel mio cuore. Lo vogliamo ricordare così, con un sorriso, penso sia il modo migliore. Assolutamente.